come poter accompagnare il malato oncologico non dal punto di vista palliativo ma integrativo. Questo per far capire come è importante comunque seguire il malato oncologico fino in fondo e fino alla fine in modo integrato, perché anche il malato terminale ha la dignità di vivere, no? La sua vita fino in fondo bene. Prego Rita. Grazie. Una premessa, delle premesse speronabili. I primi concetti che mi sono venuti in mente sono la differenza tra le cure palliative e le cure integrative, perché tante volte diciamo le cure palliative in senso negativo. In effetti sono la stessa cosa, è una terminologia che può cambiarsi in ogni modo, in ogni momento, perché il pallium era l'antico mantello che usavano gli antichi romani per coprire le spalle, per cui è una cosa, è un indumento che protegge, che cura. Quindi in effetti dire cure palliative è estensivo per dire cure che proteggono, che avvolgono, e quindi non ritengo che sia si possa utilizzare sia palliative che integrative che integrate. Poi ciascuno ha il suo punto di vista. La seconda premessa, che è il fenomeno del burnout, termine che vuol dire bruciarsi. E in effetti tutto ciò che sono i sanitari, quindi gli oncologi, gli infermieri, tutte le persone che hanno a che fare con i malati, e purtroppo questo è un genere di malattia che è molto difficile, che porta degli sconvolgimenti di tutti i generi, fisici, psichici, eccetera. Il sanitario, quindi, o la persona che accudisce un malato, viene colpita da questo fenomeno del burnout, che è un fenomeno che può dare depressione, può dare dei problemi anche di carattere di cinismo, quindi abbraccia una serie di fenomenologie. E in effetti è una cosa facile, perché vedere una persona malata che si sente male e che le terapie gli fanno male, e quindi seguirla, aiutarla e sostenerla, è un discorso molto difficile, anche perché ci ricorda che siamo degli esseri umani, che siamo fragili e che purtroppo anche il ciclo di vita finale non è che, insomma, è una cosa che ci sollecita molto il passare un passaggio che può essere anche traumatico. Non essere o non essere. Essere o non essere. E un altro, poi in effetti, se noi calcoliamo che le persone sono invecchiate e che invecchiano e che quindi un tempo a 50, 60, 70 anni dopo guerra, eccetera, eccetera, le persone avevano un fine vita abbastanza, cioè a 60 anni si poteva anche facilmente morire per malattie, eccetera, e che quindi i progressi della medicina sono andati molto avanti, per cui si sono allungate anche le terapie, la speranza di vita si è allungata, e anche gestire delle malattie che sono pesanti come il cancro, come il tumore, eccetera, che a molti spaventa anche soltanto come termine. Poi l'importanza del meccanismo inconscio dell'autosabotaggio. L'autosabotaggio, questo è un fenomeno psicologico, perché ciascuno di noi ha una credenza, crede in alcune cose, e per cui si crea un modello di vita, di comportamento che può creare in fondo un software che ti permette di comportarti in un certo modo. Questo può essere dovuto alla famiglia, può essere dovuto alle tue esperienze, all'ambiente, eccetera, eccetera. E molte volte, anche se noi desideriamo la guarigione, riparlo come malato, se un malato desidera la guarigione e in effetti poi sostanzialmente lui non la desidera, perché magari i suoi familiari gli stanno tutti attorno e lo seguono, eccetera, oppure perché ha degli incentivi economici per cui magari è preferibile che lui continui questa forma di autosabotaggio, e allora avviene proprio questo fenomeno. E quindi, esaurite le premesse, passiamo ai punti. La genesi della malattia oncologica, terapia del dottor Hammer.
Il dottor Harber, come tutti sappiamo, si è occupato, ha spiegato a livello psicologico la malattia del cancro, cioè lui dice quando c'è un conflitto, che crea o un trauma che crea un grosso sconvolgimento psicologico, cosa avviene? Avviene il cosiddetto focus di Harber, facendo un attack si riscontra che ci sono a livello del cervello in alcune zone, quindi topografiche del cervello che corrispondono a determinati, come in effetti per l'auricoloterapia, a determinati organi, si crea questo cerchio, queste cicatrici, e lui dice che sono, sono gli sconvolgimenti, i traumi che uno, questo impatto, la persona riceve e che quindi registra a livello emozionale e a livello fisico. E il dottor Harber è stato, ha creato 5 leggi biologiche eccetera eccetera, ma è stato molto contestato in vita. Lui purtroppo, come tutti sappiamo, ha avuto questo problema del figlio morto all'Isola di Cavallo, e quindi in effetti lui ha pagato, mamma mia, ha pagato con un cancro, si è fatto un cancro ai testicoli e la moglie all'ovaio. Quindi in effetti è stata sconvolta una famiglia da questo episodio, e quindi l'ha rimesso in discussione, ha rimesso i suoi studi eccetera eccetera. Certo, Harber è stato un personaggio molto scomodo, ma nemo profeta in patria, per cui è molto facile poi criticarlo. Magari a posteriori uno dice va bene, ma lui in fin dei conti ha detto l'impatto psicologico traumatico che avviene nella persona e crea anche quindi questi sconvolgimenti. La psico-oncologia praticamente è la psicologia e applicata all'oncologia, e in effetti allora si riferisce al placebo. Esiste il placebo, cioè in effetti anche se uno dà acqua e zucchero a un malato e gli dice questa è la medicina migliore del mondo, il malato reagisce positivamente e dice ah, mi è passato tutto. Perché? Perché non è soltanto un condizionamento, sì è un condizionamento psicologico, ma che crea, libera delle endorfine, libera un aricasco. Dura poco, eh? Dura poco. Io ho un placebo. No. Prendi per lì 30-32% effetto placebo, dopo un giorno se c'è dolore te lo dico se c'è il placebo. Però dopo c'è in effetti per malattie pesanti come il cancro, insomma possiamo scherzare fino a un certo punto. Allora c'è una nuova professionalità che è quella del cancer coach. E mi è capitato di intervistare questa signora Mara Mussoni di 40 anni che ha avuto due cancri e ne è uscita benissimo ed si è dedicata a questa professione. E in effetti lei dice la mia missione è aiutare le donne che hanno avuto questa malattia, tra l'altro lei l'ha avuta al seno, per cui può essere una malattia anche invalidante, e oltre ad essere carcinoma, quindi le cellule veramente pesanti e negative del carcinoma. E lei dice come si può aiutare la persona. Lei propone di assisterla due o tre mesi o tramite collegamenti Skype. La prima volta magari vuole un appuntamento e quindi vederla e starle vicino cercando di elaborare tutto ciò che c'è alla base, quindi le sue emozioni, il suo entourage, come si sente emotivamente, se si sente seguita, cioè praticamente tutto quello, tutta l'assistenza possibile e immaginabile, anche dandole dei consigli, quindi soprattutto di tipo dietetico, per fare dello sport, quindi sport tra virgolette, dipende anche dalla malattia, per aiutarla a superare il momento. E quindi mi pare un buon inizio per molte altre giovani che possono anche seguire questo tipo di professione. In effetti la SIPO, che è un organismo statale, si è creato come modello per aiutare il malato di cancro
di un'equipe che dovrebbe, dal punto di vista sanitario e sociale, accompagnare e aiutare le persone malate. Però io ritengo che sia un'utopia, perché quando mai c'è il caregiver, che è il familiare che praticamente assiste in prima battuta la persona, il medico domiciliare, l'anestesista e terapista del dolore, psicologo, psicoterapeuta, infermiere domiciliare, fisioterapista, cancer coach, eccetera, eccetera. Figura di supporto spirituale, noi dimentichiamo sempre che la persona ha bisogno di essere aiutata a trovare delle terapie, qualche cosa che lo possa affiancare, che la possa aiutare. Poi avevo fatto tutto un discorso sui fiori di Bach e lo passerei un pochettino perché forse è un po' lunghetto, ma direi che i fiori di Bach, l'energia che essi assumono, energia vibrazionale, e quindi io mi batto molto sulle energie sottili e sul fatto che l'acqua, il sole e la mente umana possano incidere nella vibrazione, nel comunicare, nel positivizzare anche determinati elementi, i fiori di Bach si riferiscono proprio a questo tipo di vibrazione, quindi è una medicina e una vibrazionale, e come lo va a dire tutto il resto. Allora c'è stato un ok, le donne operate al seno che hanno avuto determinate terapie con i fiori di Bach e che hanno avuto un grosso sostegno, quindi tutto ciò che è gemme, terapia e fiori di Bach eccetera incidono, e non facciamo finta che non incidano. Poi c'è l'esperienza degli Enzo Soresi con Riscum Quercus, medico oncologo che per persone operate di cancro e con chemioterapia ha dato come supporto, come antiossidante e potenziamento del sistema immunologico, il Riscum Quercus. Poi altre cose, musicoterapia, psicoromaterapia, ciò che i profumi, gli odori, gli oli essenziali entrano nel rinencefalo, quindi ci creano o ci aprono delle memorie antiche, vecchie, o si depositano nelle nostre memorie e ci possono aiutare ad aprirci, a farci creare degli spettacoli, dei paesaggi della mente, e possono aiutarci anche a evadere. Poi ci sono aromaterapia, reflessologia plantare, perché no? Perché noi la consideriamo una cenerentola, ma non c'è niente che una cenerentola che possa Tutto serve. Tutto serve, perché toccando dei punti e avendo il contatto con il paziente si può avere un'apertura del paziente, si può dialogare, si può tirar fuori, perché la peggior cosa del paziente è l'isolamento. Poi sentieri spirituali, la meditazione, che può aiutare moltissimo, l'ipnosi e tutto ciò che può aiutare lo spirito sicuramente, male non fa. La clownterapia è l'ultimo argomento e riguarda i clown, che possono essere degli attori o dei volontari, che possono essere sia dei volontari che di professione, quindi e devono avere naturalmente la vis comica eccetera, e sono quelli che aiutano tramite il riso molti bimbi nell'ospedale Bambin Gesù, negli altri ospedali Meyer di Firenze eccetera. Però è tutta una professione, c'è tutto un lavoro dietro le spalle, oltre a essere attore, fare la vis comica eccetera, è una bella professione per chi lo può fare. Ok. Con una media di voti 28-30 superato di poco naturopatia, lì con un po' di 110. Ci vediamo per la settimana.